Buongiorno e bentrovati, questo è Essere Faceto, in studio con me vedete Marina Fontana che ci ha raggiunto. Buongiorno Marina, finalmente sei qui con me. Buongiorno. Marina è una vittima della strada, è una sopravvissuta a tutti gli effetti. Adesso noi, partendo dalla sua esperienza, che è chiaramente un'esperienza tragica, affronteremo il tema dell'omicidio stradale. È una battaglia che tu porti avanti da anni ormai. Parleremo di prevenzione, di responsabilità alla guida e di tanto altro di cui c'è bisogno di parlare sempre e sempre più spesso. Quindi intanto però, perdonami, volevo fare un piccolo tuffo nel passato, diciamo, perché non voglio parlare di coincidenze e di caso, però abbiamo notato entrambe due aspetti molto curiosi. Tu ieri, mentre decidevamo oggi come giornata, scelta casualmente per averti qui in studio, mi facevi notare una cosa, ricordala tu. E allora, che ieri parlando con Marta abbiamo ricordato che oggi è un anno, esatto. Un anno esatto dalla firma del presidente Mattarella sulla legge che ha istituito il reato di omicidio stradale. Esatto, di cui poi andremo a parlare ovviamente, perché sì, è un po' il fulcro anche delle tue battaglie. E l'altra cosa che ho notato io è che la prima intervista che ti ho fatto è stata 2 anni fa, in questo stesso giorno, il 24 marzo del 2015. Quindi non so, evidentemente è una data che ci accomuna e che allora portiamo avanti, forse il mese, non so. Ma mi è piaciuto e mi piace ricordare queste due piccole coincidenze. Allora, andiamo nel vivo, no? di questo nostro tempo insieme, e partiamo giustamente e doverosamente dalla tua esperienza, che è un'esperienza tragica, dicevamo, che parte dalla sera del 26 luglio 2013, che è quando tuo marito Roberto Cona ha perso la vita in un incidente stradale. Raccontaci tu cosa è successo. Sì, brevemente, io sì. E mio marito vivevamo a Milano, stavamo tornando quella sera in vacanza in Sicilia per 2 settimane per riabbracciare la famiglia e per 2 settimane di vacanze al mare all'altezza di Barberino, vicino Firenze. Abbiamo visto una coda di macchine segnalata chilometri prima, ci siamo fermati. E poi un tir che arrivava dalla Turchia e che era riuscito ad entrare in Italia pur non avendo la carta verde, quindi già primo comportamento sbagliato, non ha rallentato, non ha guardato i segnali di attenzione alla coda e ha preso la coda di macchine ferme. E la nostra macchina, una Lancia Tesis, è stata distrutta. Io e Roberto eravamo là dentro. Mio marito è entrato subito in coma e dopo 12 ore in morte cerebrale. E io sono stata molto grave per tanti mesi, sono stata ricoverata, ho portato fratture dappertutto. Ma io sono qui. Roberto non ce l'ha fatta. Abbiamo donato i suoi organi perché, anche se stavo malissimo, dentro di me da subito ho capito che non poteva vincere la morte, e so che 6 persone vivono con gli organi di grazie mio marito e grazie a lui. So che stanno bene, non le conosco perché la legge italiana tutela reciprocamente sia me che loro, ma sono sicura che entrambi, quando pensiamo a Roberto, pensiamo ad un angelo custode che ha salvato una vita, con la sua vita. E da lì è nata la mia voglia di dire che non c'è, ecco, quella è la macchina. Io sì, sono uscita da lì, e se sono viva, prima ho dovuto capire perché io ero ancora viva e perché la mia vita in 5 secondi, vita da moglie felice, considerate che io ero sposata da 1 anno e 3 mesi e stavamo cercando di avere un bimbo, quindi il momento più bello della vita di una coppia, distrutto in 5 secondi di irresponsabilità di una persona che ha deciso di utilizzare la sua vettura, il tir, ma può essere una macchina, può essere una moto, senza considerare che diventa uno strumento
di morte se non segui quello che è il codice della strada e quella che è la responsabilità che devi avere per la tua vita e per quella degli altri. Ed è da qui che infatti tu hai cominciato questa battaglia, perché considerate che dopo 2 giorni l'autista turco era già in Turchia. Ma non ne faccio una questione di autista turco e di straniero, perché anche se fosse stato un italiano sarebbe stato a casa sua, perché la legge prevede in questi casi l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi, e ti lascia libero per tutto l'iter giudiziario. Considerate che Roberto è morto il 27 luglio del 2013, la mia sentenza di primo grado che ha condannato quest'autista a 3 anni di reclusione e a 4 anni di sospensione della patente ancora non si è completata. Stiamo aspettando il proseguo del processo penale. 4 anni fra poco, il 27 luglio, e noi siamo ancora qui, e come me tanti, perché la mia è una delle 10 storie di incidenti mortali che si verificano in Italia ogni giorno ante legge sull'omicidio stradale. Sì, perché ricordiamo che tu vai a giudizio, sei andata a giudizio con la vecchia legge. Perché il penale vuole la certezza della consapevolezza che quando stai a commettere un reato è quella la legge che ti verrà applicata. Quindi l'omicidio stradale, che è stato istituito lo scorso anno oggi, è valido ed è entrato in vigore il 24 marzo del 2016. Tutto quello che è successo prima va con la vecchia legge, e quindi si parla di omicidio colposo. La mia battaglia è iniziata per caso, è iniziata scrivendo su Facebook e confrontandomi con altre persone, e capendo che non c'era giustizia, e quindi questi morti vengono uccisi 2 volte, una volta da un autista scostumato, l'altra volta da una giustizia molto lenta e che sembra quasi punire più le vittime che il colpevole, perché non ti dà una deterrenza, cioè non educa e non crea un deterrente. L'istituzione del reato di omicidio stradale, però dallo scorso anno, leggevamo prima dei dati, in qualche modo è servita da deterrente per quanto riguarda quantomeno l'utilizzo di alcol e di droga prima di mettersi alla guida dell'auto, ma ora di questo ne parliamo, però non è stato un deterrente per quello che è poi la battaglia che tu portavi avanti anche di queste cause legate alla distrazione per utilizzo di cellulare, perché non è stato inserito, non è stato contemplato nell'omicidio stradale l'utilizzo del cellulare. Corretto. E allora, quando io ho iniziato questa battaglia, non l'ho finalizzata a quello che era successo a me. L'autista che ha ucciso Roberto e ferito me correva. Abbiamo iniziato una battaglia guardando ad una correzione dei comportamenti a 360 gradi. Come sapete, è stata una battaglia molto difficile che abbiamo fatto in tantissimi, e alla fine abbiamo dovuto anche fare dei compromessi. Oggi l'omicidio stradale è legge, se per alcol, droga, alta velocità, per i pirati stradali, se sbagli e uccidi, vieni punito con un reato specifico, che è quello di omicidio stradale. La distrazione, che è ancora la prima causa di incidenti stradali, tra cui quelli mortali, considerate che parliamo del 48% degli incidenti, dal 48 al 51%, non viene ricontemplata nell'attuale testo nuovo, e quindi è rimasto ancora nel vecchio penale come omicidio colposo. Perché non è ricontemplato? Allora, abbiamo lottato tanto, e tanti ci hanno accusato di emotività, di populismo, di voglia di fare del nostro dolore un motivo di vendetta verso gli altri. Non è così. Io tengo a precisare che il penale non è retrattivo, e questa legge è andata in vigore per altri
e non per noi. E già questo è indicativo del fatto che non è una questione di vendetta, ma proprio di responsabilità. Sì. Perché non è stata inserita la distrazione dall'utilizzo dello smartphone? Distrazione consapevole. Consapevole, perché se tu utilizzi un cellulare per chattare mentre stai alla guida, o per guardarti le mail, o per parlare al cellulare, e lo fai tranquillamente, io lo vedo ogni giorno fare ad autisti di tir, di autisti anche in macchina normalmente, come se fosse una cosa normale. In realtà non è così, perché togli attenzione alla guida e non vieni punito nel momento in cui questo fatto sta accadendo. Dai autorizzazione alle persone a continuare a farlo. Perché non è rientrato? Perché come sapete ci vuole la certezza del reato. Mentre su alcol e droga lo abbiamo con gli una esami. Strumentazione, esatto, che ti certifica che in quel momento hai un tasso alcolemico elevato o hai assunto delle sostanze stupefacenti. Sul cellulare ci vogliono i tabulati telefonici, che esistono, e ci vuole la prova certa che non stai utilizzando il viva voce, che stai chattando, che stai parlando. Questa strumentazione è possibile averla, perché in altri stati è già così. Da noi hanno manifestato delle perplessità e quindi si procederà in seguito. E infatti la mia battaglia non è finita, cioè non è finita. L'omicidio stradale è un buon inizio che sta dando dei risultati positivi, perché le vittime, dai dati che ha dato il Viminale nei giorni scorsi, sì, sono diminuite del 6% dal marzo 2016 al dicembre 2016, e questo trend di diminuzione continua anche nei primi mesi del 2017. Abbiamo un 5,5% di vittime in meno, ma gli incidenti non sono diminuiti e i comportamenti irresponsabili alla guida continuano. Ecco perché bisogna partire l'omicidio stradale non è un arrivo, ma è un punto di partenza di vera giustizia, che poi bisogna completare con le modifiche al codice della strada, con delle pene certe anche su questi comportamenti irresponsabili, vedi l'utilizzo del cellulare. E allora Marina, noi su questo ci fermiamo un attimo. Ben ritrovati di nuovo qui su Stereo Faceto con Marina Fontana. Stavamo parlando delle percentuali, perché purtroppo poi si riducono in percentuali, ma parliamo di vite spezzate, di persone che muoiono a causa della responsabilità consapevole di altre persone. Parliamo di omicidio stradale, vogliamo tornare sulle percentuali che stavi dando tu all'inizio. Parlavi di questi dati del Viminale, ricordaceli. Sì, allora da quando il 24 marzo dello scorso anno è stato istituito il reato di omicidio stradale, si è avuto una diminuzione delle vittime del 6% da fine marzo a dicembre del 2016, trend in diminuzione che continua anche nei primi mesi del 2017, che vede una diminuzione pari al 5,5%, dati degli ultimi giorni del Viminale. Quindi l'effetto deterrente c'è stato. Per alcol, droga e alta velocità la legge sta funzionando, e non come dice qualcuno è una legge che non serve, assolutamente sì, perché purtroppo come per i bimbi piccoli bisogna educare e anche spiegare il perché determinate cose non le devi fare, anche con delle pene certe, cosa che prima non c'era. Questo non vuol dire che siamo arrivati, perché bisogna continuare a presidiare e ad andare avanti, perché purtroppo gli incidenti comunque non sono diminuiti del tutto. No. Qui parliamo di vittime, ma gli incidenti continuano ad esserci e sono tante, e la principale causa continua ad essere la distrazione consapevole e l'utilizzo dello smartphone e di altri strumenti elettronici in maniera
indisciplinata e in maniera irresponsabile. Quali sono le strumentazioni che si possono utilizzare per poter verificare questo dannato utilizzo del cellulare in auto? E allora, finalmente notizia dei giorni scorsi che avremo in mano alla polizia stradale un validissimo strumento che è l'autovelox, che consentirà di guardare all'interno dell'abitacolo della vettura e quindi di verificare con una foto che tu stai parlando al cellulare. Quindi lì non si scappa. Lì non si scappa. Ci dispiace. Come, cioè, è già questo, è viva finalmente, e dopodiché io credo che tanto comunque dipenda da noi e dal nostro senso di responsabilità. Io fino a quasi 4 anni fa non pensavo quanto fosse importante la mia attenzione e la mia responsabilità alla guida, anche per la vita altrui. Ho sempre messo la cintura, ho sempre rispettato il codice della strada, però non facevo attenzione che una mia distrazione potesse causare la morte di qualcun altro. Capisco che abbiamo necessità ormai di stare sempre al cellulare e con lo smartphone, se no non viviamo più, ma un viva voce, un kit viva voce vi aiuta a tenere le mani concentrate al volante e vi aiuta a salvare la vita, perché quello che vorrei farvi capire è che non deve capitare a noi di provare che cosa significa una tragedia così grave per dire oddio c'è qualcosa che non va. La responsabilità deve partire da ognuno di noi e la prevenzione deve partire dalle istituzioni che devono dover fare prevenzione e devono punirli questi comportamenti. Dove per istituzioni non parliamo soltanto delle alte istituzioni. Brava. Parliamo anche delle di quelle locali, di quello assolutamente. Cioè, se ognuno di noi oggi si mette in macchina e guarda quello che succede a Palermo, quello che succede a Roma, quello che succede a Milano, si rende conto di quanti comportamenti errati ci sono e di quanta poca correzione ci sia. Poi sono sicura che dobbiamo ancora modificare il codice della strada, che è fermo, e chiedo cioè il mio compito. Esatto, sul fronte del codice della strada qual è la situazione? È attuale? Fermo in attesa di discussione alle Camere. C'è una commissione trasporti che ha il compito di velocizzare questo iter parlamentare. Ci sono delle modifiche sostanziali da fare che ricomprendono anche l'utilizzo dello smartphone. La mia battaglia riprende da qui. Io insieme a tanti altri non ci siamo fermati il 24 marzo dello scorso anno, ma abbiamo continuato a lavorare insieme per fare in modo che adesso il codice della strada diventi la nostra prossima tappa per completare questa a livello istituzionale quello che serve per rendere giuridicamente la legge responsabile e giusta. Ma tu poco fa dicevi che adesso ci sarà questo autovelox e quindi verranno fatte, scattate, no, queste foto, e a quel punto non ci sarà più via di scampo, nel senso ti riprendono mentre parli al cellulare. Allora, a questo punto, perché le cose non possono andare di pari passo e quindi inserire il reato questa aggravante, no, dell'utilizzo del cellulare alla guida all'interno della legge sull'omicidio stradale? Cioè, allora, dovrebbe essere il passo successivo. È una modifica che sicuramente si può fare. Prevedo già difficoltà di allora sulle tematiche sociali come quello dell'omicidio stradale e della responsabilità alla guida non c'è un partito che ne può far da bandiera più di un altro. No, io penso che siano delle tematiche trasversali che riguardano tutti. Purtroppo per l'omicidio stradale non è stato così, abbiamo visto i partiti che contrastavano fra di loro, e anche questa modifica sarà oggetto di iter parlamentare e sarà oggetto di discussione parlamentare. Spero che su queste tematiche chiunque sia al governo si trovi lì a decidere e ragionare insieme, senza scontrarsi perché partiti diversi. Spero di riuscire a fare insieme agli altri a far capire quanto sia fondamentale questa modifica, perché del cellulare ormai non ne fa a meno nessuno.
ed è uno strumento di morte se utilizzato malamente alla guida. Come chiedo alle istituzioni cittadine di prestare maggiore attenzione alla correzione di questi comportamenti, perché ogni giorno io vedo persone utilizzare il cellulare alla guida senza e anche passare davanti a dei posti di controllo e nasconderlo subito dopo. Ok, l'autovelox sì, ma maggiore attenzione anche da parte della polizia municipale e della polizia stradale a punirli questi comportamenti. Esatto. Allora, noi siamo in chiusura. Prima di salutarci volevo ricordare che è soltanto un esempio, speriamo che ce ne siano tanti altri, di queste sentenze che del dicembre scorso, le motivazioni sono uscite recentemente, che riguarda l'omicidio, di questo si tratta, stradale di Lorena, questa ragazza Lorena Mangano, questa 23enne di Capodorlando che è rimasta vittima di questo incidente. Sono stati quindi condannati un finanziere, Gaetano Forestieri, lo ricordiamo, è un pasticcere, Giovanni Guiandolo, entrambi quindi sono stati condannati, c'è questo omicidio stradale finalmente e forse hanno addirittura preso la pena più alta, se non sbaglio 11 anni di carcere, quella prevista per questo reato. Quindi è importante che questa sentenza non sia un caso isolato, ma che veramente venga fatta finalmente giustizia in questi casi che sono purtroppo sono tantissimi, e se si facesse realmente forse un calcolo di quello che è stato negli ultimi anni, si tratta veramente di una strage delle strade, perché qua ci sono dati importanti. Tu mi dicevi che ogni giorno quanti considerate 10 vittime al giorno. 10 vittime al giorno, più consideriamo i disabili permanenti, perché chiaramente che c'è permanenti, le persone che come me porteranno dei postumi per le ferite riportate per tutta la vita, delle persone che si ritrovano a non poter camminare più, a non poter più avere una vita normale. 10 vittime al giorno comunque è già un dato, è una strage, è un atto terroristico vero e proprio di chi ha deciso consapevolmente di infischiarsene della vita altrui e anche della sua, perché tanti di questi morti sono anche chi col suo comportamento non responsabile viene distrutto come vita perché ha un incidente mortale. Tanto possiamo fare, ma tanto lo possiamo fare insieme, consapevoli ognuno di noi che possiamo cambiare e possiamo diventare responsabili, e consapevole le istituzioni che è una piaga sociale l'irresponsabilità alla guida. Dobbiamo fare insieme e secondo me possiamo farlo, e quindi noi torneremo a parlarne sempre più spesso qui a Sero e Faceto. Il nostro appuntamento di oggi termina qui. Io ringrazio Marina Fontana di essere stata qui. Grazie, e veramente spero di averti qui presto per continuare a parlare di omicidio stradale, di prevenzione, di sicurezza stradale, di responsabilità alla guida. Ringrazio Walter Cimino che ha curato la parte tecnica. Da parte mia, da Marta Genova, è tutto. Noi ci risentiamo domani sempre a mezzogiorno. Ciao.